Giovedì 12 novembre 2020. Una cordialissima buona serata alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori e benvenuti alla terza puntata di Insieme a Canestro, il focus di Rossini TV dedicato alla Victoria Libertas Carpegna Prosciutto Basket eh, Pesaro. Ricordiamo per l'ennesima volta che Rossini TV è un emittente trasmessa sul canale 633 del Digitale Terrestre, il segnale è visibile in tutta la regione Marche, quindi salutiamo tutti i nostri telespettatori da Pesaro fino ad Ascoli-Piceno per passare ad Ancona, Iesi e scusateci con chi non menzioniamo ma che va il nostro cordialissimo saluto. Siamo presenti anche sulla pagina Facebook dove ci potete seguire in diretta, nonché via streaming sul nostro sito www.rossinitv.it. Ricordiamo in altresì che abbiamo attivato un numero di Whatsapp che preghiamo la regia di mandare in sovraimpressione 346 367 3780 per permettere a tutti i tifosi e agli appassionati di interagire con noi con suggerimenti, commenti, domande agli ospiti che si avvicineranno in studio. Ci faceva piacere cominciare questa puntata segnalando i complimenti e i commenti positivi per questa iniziativa di Rossini TV insieme alla Victoria Libertas e, e quello cioè di dedicare dopo 30 anni un focus completamente dedicato alla squadra pesarese. E mi faceva piacere, prego la regia di mandare in sovraimpressione i messaggi che abbiamo ricevuto. Leggerne alcuni prima di eh, cominciare, come ad esempio Anto, abbiamo opportunamente tolto il cognome per ragioni di privacy, che scrive Complimenti per la trasmissione andata in onda ieri su Rossini TV, la prima puntata sulla Victoria Libertas, un programma molto carino, non noioso, diretti, precisi, divertenti. Si ha bisogno in questo periodo particolare in cui non si può andare al Palace. Ci voleva qualcosa di leggero. Grazie Anto. Leggiamo anche il messaggio di Maurizio, grazie a Rossini TV. Finalmente dopo anni una trasmissione sul nostro basket pesarese. Bravi e in effetti erano 30 anni esatti, come abbiamo ricordato nelle puntate precedenti. La nostra amica Claudia, no, Rusi, che emozione! Vi ricordate nella seconda puntata il collegamento a sorpresa con Kendall, stato di New York con Roosevelt? Bui, che bella sorpresa! Grazie, Rossini TV, bellissima puntata. E concludiamo con Stefano, bravi, grande ritorno di una trasmissione sulla VL. Eh, Tra l'altro, ricordo che oggi siamo giunti alla puntata numero 3 un numero direttamente proporzionale al eh, numero di vittorie vinte, dal numero di vittorie conseguite dalla nostra squadra hm, ultimamente. Forse che Rossini TV sia diventato il nuovo talismano? Forse che Rossini TV sia un totem che porta fortuna? Ai posteri mandiamo largua sentenza. A parte gli scherzi, eh, passiamo ora alla presentazione degli ospiti in studio che, mi accompagneranno in questa terza puntata. Matteo Tambone, playmaker guardia della Vittoria Libertas Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Ciao a tutti. Alfredo Carboni, opinionista e commentatore di RTV San Marino. Buonasera, Grazie Alfredo. A tutti. E Alessandro Mengucci, responsabile area di Consult Invest. Responsabile da quest'anno dei rapporti con il pubblico e la tifoseria, e poi ci ritorneremo su questo aspetto sicuramente. Buonasera a tutti, grazie intanto di essere intervenuti. E partiamo chiaramente dall'ospite Matteo Tambone, alla mia destra, mitteleuropeo, sì, mezzo stile, mezzo, eh, esatto. mezzo romano, esatto. 26 anni, 192 centimetri, nasce a Graz. Il 14 maggio 1994, lo sapevate? No Adesso chiediamo che ci facevano i tuoi a Graz nel 1994, Matteo Questa è una buona domanda Noi i <ride> miei ci hanno conosciuto in treno e Adesso non so se mia madre andava a fare una vacanza a Roma Sono beccati a metà strada tra, tra l'Austria e Roma ecco sì. Però sono beccati in treno e Si sono scambiati gli indirizzi postali E da lì poi è andato tutto a quel tempo non c'era né Instagram non né era, Facebook era... era un po' più lunga la situazione <ride> Esatto, no? esatto Quindi, emmanuense sì, esatto. Scambi epistolari, diciamo Esatto, poi sono nato a, sì. a Graz in Austria sì. ma, eh, ma i miei sono subito andati a vivere a Roma Quindi sei bilingue? Diciamo di sì, dai sì. Parlo un po' tedesco un Ma po tua non, mamma non, te l'ha insegnato mi... Mia madre mi parla in tedesco e io rispondo in italiano Ah, ecco, <ride> un po' pigro un po <ride> Senti, rientri a Roma, appunto, inizi la tua carriera in due società, la Vigna Pia e la Visnova per poi approdare nelle giovanili della Virtus Roma, giusto? Sì, esatto. Ho fatto sì. due anni a Vigna Pia, una a Visnova e poi andai per un anno in prestito alla Virtus Roma e poi mi comprarono il mio cartellino e poi fino, fino all'anno 19, dove ero aggregato alla prima squadra, arriviamo addirittura in finale Scudetto contro Siena. Sì. Perza, però fu un anno veramente fantastico. Ed era la stagione 2012-2013. Esatto, sì. Hai disputato 13 partite in prima squadra con Coach Calvani, per chi non lo sapesse, e in quella prima squadra avevi un Barbone come compagno di squadra. C'era un certo da Homme. Esatto. Eh, oltre a lui, che è ovviamente un campione che non sto neanche qua a spiegare, c'erano anche altri fortissimi giocatori come Phil Goss, Gandina Wall. Esatto, eh, sì. adesso me ne perdo qualcuno. Però, veramente, è una squadra veramente di alto livello. Sì, certo. Alfredo si ricorda Larry Wright quando giocava nella Virtus Roma. Siamo rimasti a quei tempi, Vabbè, siamo degli anni 80 nel Bar. Sì, non mi ricordo l'altro che vinse lo scudetto Larry Wright. Mamma mia, ci ritorneremo. Lo slavo, lo slavo, quello bravissimo, sì, non me lo ricordo. Ha giocato nell'NBA. Sì. Matteo, Perché? poi ti avvicini qui. Ovvero, due stagioni a Ravenna, una a Treviglio. A proposito, lo sai chi era di Treviglio? Il concittadino, il cittadino più famoso di Treviglio. Vediamo, lo dico a tutti e tre. Non c'entra niente col basket, ma un, era un calciatore. No, questo lo so. Si vede che nessuno è interista. Eh. Eh, Giacinto Facchetti era di Treviglio. Ah, beh, Io cuore nell'azzurro. Tanto un, una piccola pillola dell'Inter la, la devi devo mette. sempre inserire anche quelli in, quelli ogni <ride> Vabbè, eh. in ogni trasmissione. In ogni trasmissione. E qual è stata la migliore delle tre stagioni tra le due a Ravenna e quella a Treviglio che hai giocato in A2? No, eh, L'ultima a Ravenna è stata la, la migliore, siamo andati in semifinale di A2, abbiamo perso contro il Bologna che era già una squadra veramente di A1, c'era Spissu, Gentile, Rosselli, Umè, eh, Lawson, eh, abbiamo perso 3-0 ma poi Vizzero anche la finale 3-0. Certo. E fu veramente anno, un anno importante perché è il primo anno in titolare di una, di una 2 come per titolare arrivare in, finale, in semifinale di A2 è stata veramente una, una, una bella cosa. Una bella cosa. Matteo, poi nel luglio del 2020 arrivi a Pesaro, dopo tre anni a Varese. E qui arriviamo alla tua carriera in Brianza, diciamo. Un Quotidiano Lombardo ha riportato le tue parole che proprio di amore nei confronti di Varese non sono state quando hai lasciato la piazza. I nostri tifosi sono tutti adesso desiderosi di conoscere la realtà dei fatti, se ce la puoi raccontare. Poi hai recentemente anche detto, la settimana scorsa, ci sono state una serie di situazioni che hanno portato al divorzio, citando ovviamente non solo eh, Kaya. E hai anche detto che è stata una questione tecnica, Varese è libera di fare le proprie scelte, ma la strategia è stata cambiata in corsa. Adesso se spieghi davanti alle nostre telecamere Vabbè, con onestà eh, cosa è successo. Non si può dire tutto nei minimi dettagli, però chiaramente mi aspettavo di avere un ruolo più centrale nella squadra, eh, dopo l'ultimo anno che ho fatto a, a Varese che penso che sia stato importante. Eh, nel corso delle trattative anche della, da, da, del mercato che ha fatto Varese questo non l'ho trovato questo, questo impiego importante siccome sono uno, un ragazzo abbastanza ambizioso volevo trovare uno spazio più importante in una, in una Serie A e alla fine l'ho trovato in Pesaro e butta via <ride> anche perché è un'ottima soluzione con stava. un coach così hai solo da imparare no? esatto, esatto sì. penso che probabilmente dal cilindro, Luciano e Ario non potevano estrarre di meglio. Beh, ma sicuramente, comunque dopo, dopo tre anni con eh, Attiglio Caia, anche lì qualcosa impari sicuramente. Sicuramente senti, l'hai fatto apposta a segnare il tuo record stagionale <ride> di 13 punti <ride> domenica contro Varese. Diciamo che ero abbastanza simulato, dai, abbastanza esatto. simulato. Ecco, diamo un'occhiata alle statistiche di Matteo. Per chi le volesse approfondire, 7,3 eh, punti di media a partita al momento, con un 66,7% da 2, 33,3% da 3, 80% nei liberi e 1,1 assist a partita. Ti ritieni soddisfatto, Matteo, di questo avvio di campionato tuo personale? Non, non entriamo nei dettagli della squadra. Ma, eh, sicuramente. Un po' sì o un po' no, nel senso, come ho detto prima, sono, sono, sono molto ambizioso e quindi cerco sempre di fare il massimo, sempre di più. Chiaramente, in questo momento posso essere soddisfatto anche per come va la squadra, quindi, eh, comunque, il coach mi chiede quasi più di essere un fattore in difesa che in attacco in questo momento. Quindi, i punti sì sono importanti, i procedimenti sono importanti, però penso che soprattutto nelle ultime partite ho avuto un buon impatto in difesa. Ecco. Beh, hai avuto una tripla in un momento decisivo domenica Matteo che non è assolutamente da sottovalutare. Eh? No, no, assolutamente, infatti detto i, i, in punti, i punti sono importanti sì. perché ti fanno vincere le partite, sì. manca ma esatto. la difesa la vincere le partite. In il secondo momento ha guardato anche la panchina di Varese in quel momento lì, subito <ride> dopo il canestro. Sì. Si può ricordare... <ride> che giocatore sei? Ecco, vedete l'opinionista <ride> che ha visto il Leo, particolare, ha notato. C'era una sì. certa soddisfazione a <ride> me detto Se quel canestro. Se non canesto. ricordo male, credo domenica 13 punti, di cui 11 nell'ultimo quarto, mi For sembra? Sì che hai messo un paio sì, di triple. Sì, sì. sicuramente negli ultimi due, adesso non so sì. se il terzo quarto è Nei I momenti però. decisivi, sì, sì. insomma vuol dire che c'è carattere, che c'è capacità. Carlitos Delfino contro Cremona, certo. è stato lui il protagonista Ma... dell'ultimo quarto, infatti l'abbiamo anche rammentato a Repescia in fase di intervista post partita. Matteo, qui a Pesaro come ti trovi? Mi trovo molto bene, purtroppo per questo, per questo virus non riesco a godermela al pieno perché non si può, non si può veramente uscire. Finiamo l'allenamento alle 8 e poi c'è le restrizioni che non permettono di… La classica casa e palestra, invece di casa e chiesa, casa e palestra. Sì, però a parte <ride> questo mi trovo benissimo con la società, con sì. i compagni di squadra, con i tifosi, con la società, non posso dire veramente niente. Quindi non sei riuscito nemmeno a gustarti i vari ristoranti. I per fortuna la devo... casa è vicino al mare, quindi ah, ecco. quando, quando posso faccio dei passeggiati in spiaggia. Ma sei, lì al porto? No, no, sono sopra il ristorante Mare Mosso. Sì, ah, okay, ok, ok. la ex botte. Sì, <ride> in zona Levante, diciamo. Ogni tanto incontro il coach che, che passeggia. passeggia anche lui. Sì. Senti i tuoi hobby, quali sono, Matteo? Per le tante ammiratrici che ci staranno guardando. Ma non ce n'ho di, di particolari, vedo tanti film la sera. E Adesso che non posso più uscire, sinceramente no, ne, ho pochi, ne ho ben pochi, Allenamento e casa, come hai detto te. Allenamento e casa. Senti, domanda Duopo, visto che sei romano, ma tieni per lo Sturm Graz la Roma o la Lazio? <ride> per la Roma. Per la, per Roma. la Roma, ecco. Per la Roma. Che sta andando benino, sei beh, abbastanza soddisfatto? Sì, sì rispetto agli ultimi anni sì, sta andando un po' meglio, sì, però beh, soddisfatto è un parolone. scorsa, dai. Più che altro da quando hanno andato via Totti e De Rossi mi sono un po' calati. <ride> Alessandro Mengucci invece è il capo della filiale di Pesaro di Consult Invest che da anni, è inutile ricordarlo, è legata alla Victoria Libertas. Eh, Alessandro, raccontaci qualche cosa dell'azienda dell in cui lavori: cosa fate, co dove operate e quale, perché c'è stata questa decisione anni fa di sposare il marchio Biancorosso? Ma diciamo che noi siamo un'azienda che è operativa su tutto il territorio nazionale, siamo un'azienda che si occupa di consulenza finanziaria e gestione del, del risparmio, eh, abbiamo circa 70 filiali in tutto il territorio nazionale, siamo presenti con, con l'ultima acquisizione che abbiamo fatto recentemente di un'altra azienda del nostro settore, arriviamo a circa 450 consulenti finanziari operativi in tutto il territorio nazionale. Eh, ma perché siamo entrati nel basket? Guarda, è stata una cosa... Direi quasi un fulmine a ciel sereno, cioè era il momento in cui nel 2013 la nostra azienda stava cercando eh, diciamo dei modi a livello nazionale nelle varie zone dove siamo operativi di essere più conosciuta, di affermare ancora di più il brand Consult Invest. E proprio in quel momento, in quell'anno lì la, la famiglia Scavolini abbandonava il discorso sì, del esatto, basket. Sì. Eh, mi fecero una proposta a, a livello aziendale di, di un'iniziativa di marketing da fare qui in zona e mi diedero una disponibilità di una cifra diciamo intorno ai 10-12 mila euro per intenderci proprio per andare nel concreto delle cose e sapevo che la VL aveva un po' questo cambiamento in corso ho detto ma perché non proviamo a sentire in VL se si può fare qualcosa così sono venuto in contratto con l'ufficio marketing poi da lì ho conosciuto Ario nel giro di poche settimane e poi ho proposto la cosa in azienda la cosa positiva della mia azienda è che è un'azienda molto verticale, non abbiamo grandi strutture gerarchiche per arrivare al vertice, quindi ho parlato subito con il nostro amministratore delegato, mi ha detto ma non abbiamo mai fatto niente di queste cose a livello nazionale, sarebbe la prima volta, non so se siamo in grado, mi parli di famiglia Scavolini, una famiglia che è importantissima a livello mondiale, mondiale quindi detto, non so, ma, però mi disse subito, valuta. Se pensi che sia una cosa che una possiamo ragionare, mietta, sì. eh, porta avanti pure sì. il discorso. E quindi da lì è nato il ragionamento. Siamo entrati quindi nel consorzio basket subito dal, dal primo anno e poi da lì è stato diciamo, un continuo eh, andare avanti nel, nel discorso che ci ha comunque molto soddisfatto sia a livello di sede centrale sia a livello locale. Siamo partiti con una logica di sinergia, chiaramente di collaborazione, di accordo commerciale con con la VL e con tutte le, le aziende che ne fanno parte e, e poi siamo andati avanti insomma. Quindi ormai questo è l'ottavo anno che siamo presenti qui come, come sponsor e, e questo mi rende orgoglioso perché penso che possiamo dire di essere l'azienda di fuori pesaro che in questo momento... E da più anni all'interno della WL, esatto. quindi questo è comunque una cosa che ci rende sicuramente sì. sicuramente orgoglioso. Poi ad agosto spazio. Alessandro vieni come un fumino a Celsereno presentato a Villa Cattani Stewart. Ti ricordi, ero presente anche io, Era il 3 agosto con, come responsabile dei rapporti con il pubblico e con la tifoseria. Ma si aspettavamo <ride> qualcosa di diverso purtroppo. Ma te lo aspettavi di trascorrere in questo primo anno limbo. allora ti dico la verità: è stato un altro, bah, hai detto bene, un altro Fulmina c'è il sì. sereno. no? Purtroppo io ho questo difetto nel senso che decido, dalle volte, delle cose in pochi secondi e poi, e poi mi piace anche farle. Quando le, le, le penso e le decido. Ma è una cosa che ti dico la verità: la mia azienda si era un po' nell'ultimo anno disamorata di tutto il discorso del, 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 del basket appeso per complici, ahimè, i risultati sportivi dell'anno scorso che sono stati purtroppo ampiamente negativi. Poi vabbè, è arrivato il COVID, tutta questa cosa. Quindi si era un po' diciamo l'entusiasmo si era un po' affievolito. affievolito. Poi io dico, è scattato qualcosa dentro di me, quel famoso 6 giugno, quel sabato 6 giugno in cui ci incontrammo con tutto il consorzio a Villa Cattani, fu una riunione fiume perché da, da mezzogiorno andremo via, io andrei via alle sette e mezza di sera. È stato Quindi un vero e proprio D-Day, è stata una cosa veramente, una sì. cosa veramente eh, clamorosa da un punto di vista emotivo, da un punto di vista di ragionamenti e via discorrendo. Però lì è scattato qualcosa, ho capito che bisognava fare qualcosa di diverso e così ho pensato ad una strategia, l'ho ragionata veramente in, in poche sì. ore e ho detto se quest'anno rimango oltre a comunque ad avere un, un, una presenza più importante da parte della mia azienda all'interno de, della VL, voglio anche eh, un ruolo proprio ricavato per me, per sì, la sì, mia sì, agenzia sì, di sì, peso. Sì, sì. E sapendo di tutte le difficoltà che c'erano, Dici, sei proprio Matto, no? Ti vai proprio a cercare Beh. la cosa più difficile che sarebbe stata in un anno così particolare, ho detto voglio ragionare con il pubblico con i tifosi. Eh, era un'aspettativa aspettativa che... No, ma ti dico anche una cosa, Beh. molto sinceramente, era un'altra aspettativa, però sapevamo che avremmo avuto probabilmente un la autunno seconda difficile, secondo esatto, me sì. se ne parlava già in maniera mo molto, molto chiara di questa cosa. Però ho detto che... I... Le posizioni si conquistano quando le cose vanno male, quando tutti si ritirano, quando tutti fanno difficoltà. E allora ho detto, perché no? Abbiamo oltre 1.300 posizioni nella nostra agenzia come clienti fra privati e aziende. Di questi circa un 200 sono tifosi VL, abbonati VL, quindi dico, già una discreta conoscenza ce l'ho del, del, sì. del discorso, del settore. Voglio confrontarmi con loro e vedere se posso dare una mano per ricreare un qualcosa di entusiastico attorno alla squadra. Sicuramente ha aiutato molto l'aver costruito un roster sulla carta, più talentuoso rispetto a quello degli ultimi anni e questo mi ha spinto a, a mettermi in questo ruolo. Ripeto, certo. tutti mi hanno detto chi te lo fa fare, non c'è stato uno che mi ha appoggiato, francamente, tranne <ride> i miei colleghi che comunque con cui condividiamo ormai ma da. Ma in questo momento che rapporto hai con i tifosi? Con chi parla? Con guarda, i seggiolini dico, vuoti nel pubblico? Ma guarda, il rapporto con i tifosi va molto oggi. Allora le persone ne incontro tante perché per sì. ovvi motivi, anche il discorso che ti ho detto prima. Poi tieni presente che ne ho conosciuti comunque tanti altri, avevo già un rapporto abbastanza consolidato con i tifosi del, del vecchio nucleo Biancorosso, con i tifosi anche più diciamo quelli più eh, esagitati che, che sì, sono sì, a, sì, alla sì. domenica al Palace. Quindi siamo in contatto continuamente, okay. tutti i giorni, ci si scambia opinioni, chiaro in questo momento più di tanto iniziative o cose non le puoi le fare però, per Però scuola. dai, sicuramente sì. ritornerà anche il momento per essere presenti, per essere presenti in maniera importante e noi aspettiamo questo momento sì. con, grande, con grande voglia. Alfredo, ti conosco ormai da circa una ventina d'anni, hai un passato da giocatore di Serie A con la maglia della Scavolini, mi dicevi prima, all'anno di Kicianovic. E' bui. E' bui, esatto. Ti ricordiamo nella Mar Rimini a fianco di Carton Myers, la promozione a Mantecatini a fianco di Matteo Boni, ma... Poi fuori onda mi hai elencato un'altra serie di squadre e ti ho detto ALT le dice in diretta. <ride> eh sì, come Matteo ho fatto il mio mestiere fino a 35 anni è stato il giocatore di basket e quindi ho girato per l'Italia cominciando dalla Scavolini, quindi tutto il settore giovanile di cui con 61 abbiamo vinto quattro titoli nazionali con Carizio Paolini come allenatore, Bertini. Con i vari Procaccini, Terenzi, Petta, insomma sì, tutti i sì, vecchi. Il nucleo pesarese. Il nucleo pesarese. Poi molti di noi hanno continuato la carriera, io ho fatto quella finale scudetto, in realtà ero un ragazzino che non giocava mai, però me la ricordo e con Chicciano, Vicebu, insomma un anno stupendo, da lì poi è nata veramente una passione enorme, anche la possibilità, quindi ho giocato a Montecatini con Nicolai, Boni, ho giocato a Firenze, ho giocato. In tanti posti, Brescia con quella volta Telemarket, Corbelli, Pescara, anche, Pescara 4 anni, Arimini, Rimini con Calto, Ruggeri, Ferroni, Quindi, mi sono divertito. Devo dire che il mio livello, eh, comunque, dove mi sono espresso meglio è stato in A2. In A1, ogni volta che ci arrivavo, poi facevo, magari facevo la promozione, poi facevo la gran panchina, sì. ero una guardia naturale che poi mi sono adattato a playmaker perché sono piccolino. E però in A1, insomma, onestamente ho fatto veramente po fatica insomma. Senti, quell'anno lì dello Scudetto era quello che Demmo 45 punti in casa a Milano esatto. che Peterson ogni volta li ritira fuori esatto. col dente avvelenato esatto. Era, Beh, era quella partita lì che fra l'altro giocavamo anch'io e Giumbini no? quella partita addirittura segnai perché ovviamente <ride> eravamo sopra di 45 <ride> sì, sì. quindi ho fatto giocare anche quelli che proprio che non giocavano sacco, mai no? No, c'era Scansi, 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 Scansi sì, sì, sì. Sì, sì. e poi purtroppo facevamo dei playoff straordinari vincendo sempre, ma in casa la prima con Milano purtroppo Antoni sì, mise sì, mis sì. in difficoltà Chiano, ci perdemmo e poi perdemmo di un punto anche a Milano, ma po se no poteva essere il primo scudetto esatto. della Scavolini. Ma, Senti, adesso sei passato a fare il Bergomi? il guidolin no? affiancando eh, sì. Michele Zamagnini nel sì. ruolo del commento tecnico di tele Sì, è una cosa che veramente, ovviamente lo faccio solo per passione, nel senso che sono innamorato del basket, è stata la mia vita e lo è tuttora. Poi grazie ad Ale, 8 anni, che siamo sponsor con Consultivit, perché io sono consulente finanziario da 27 anni insieme ad Alessandro, perché quando ho smesso di giocare e Ho subito iniziato questa attività, quindi eh, mi ha tenuto molto vicino anche il discorso, ovviamente, della sponsorizzazione, però è veramente una passione. L'anno scorso Michele mi ha chiamato dopo che Giancarlo è diventato capo-allenatore, no? sì. Che era lui che faceva il commento tecnico. Procaccini era andato a allenare in Romania le donne e lo feci perché, come dire, le partite non erano molto piacevole da vedere così passavo un po' il tempo sì. <ride> passavo il sì. tempo perché insomma lo spettacolo era veramente quello, quello che era quest'anno quando Michele mi ha richiamato e ovviamente Elio ha dato l'ok, okay, Giuliani tanto passa eh, tutto da Elio e tanto passa tutto da Elio quindi ero molto felice perché innanzitutto perché dà un gusto da, da morire vedere giocare e quindi la passione e poi è l'unico modo per vederli dal vivo esatto, perché sennò esatto, non potrei entrare. Siamo tra i pochi fortunati. Eh, tra siamo tra i pochi mentolo. fortunati. Ovviamente ci dispiace per chi ci ascolta, per i tifosi, però magari tramite le telecamere esatto. riusciamo a portare qualcosa certamente, anche a loro. Insomma. certamente. Intanto prego la regia di mandare in onda gli highlights della partita ultima contro Varese di domenica scorsa. Che andiamo chiaramente a commentare con i nostri ospiti. Eh, Matteo, eh, avevi sicuramente il dente un po' avvelenato, non ritorno sulla partita con te, ritorno con gli altri due nostri ospiti. Varese comunque ha ingaggiato ieri un talento Jalen Jones, 30 gettoni in NBA, una carriera con la J-League, lo conosci? Onestamente non lo conosco, no. però gli serviva un, un giocatore che dava atleticità, dava energia a, a, alla squadra. Al posto di Anderson, penso che l'abbiamo preso anzi sicuramente. Sì. Eh, anche se poi Anderson non ha giocato maiissimo contro noi, anzi, ci cioè ha messo in difficoltà con i basi in attacco. Ha messo due bombe importanti, però forse serviva proprio a, a Varese un giocatore atletico eh che, no. che, dà, che dà fastidio, soprattutto, soprattutto, soprattutto in difesa. Senti, Matteo Scola l'avete sofferto un bel po', come si dice a Pesaro, anche se poi Repesa. Gli ho chiesto coach chi ha vinto il derby, il derby argentino: Delfino o, o Scola. Mi ha risposto senza dubbi Carlos. Invece a Scola lo soffrono un po'. Non lo dobbiamo presentare noi. Scola lo soffrono un po' tutti, mi sembra, quest'anno. Eh, poi, ovviamente, con l'assenza di Kane, eravamo eh, un po' preoccupati, sinceramente, sì. a limitarlo. Ma siamo stati benissimo a attuare il piano partita eh, con raddoppi. Eh, e abbiamo alla fine. Ha fatto sempre 22 punti, mi sembra. Però ha faticato tanto a farli. Era stanco alla fine della partita. Infatti, dei libri l'ha sbagliato abbastanza. Esatto, era stanco. Era stanco, e quindi sì, sì, l'obiettivo sì. nostro era quello lì. Sì. Alessandro, non so se hai sentito le dichiarazioni di a post partita. Abbiamo avuto la Tigna. Sì. La Tigna è un vocabolo che usiamo solo a Pesaro. Scommetto che a fosse, da Fosso 6 ore in giù non lo conoscono mm. nemmeno. Ma tu te l'aspettavi un coach così subito calato nei panni sembra che sia qui a Pesaro da anni. Ma io dico che abbiamo preso sicuramente un coach di livello internazionale, credo che sia uno dei primi in assoluto a livello europeo come fama, come titoli vinti, come capacità tecniche sicuramente. Un coach che, ripeto, ormai è a Pesaro, lo, lo, lo ascoltiamo da qualche mese nelle sue interviste, nelle sue conferenze stampa, mi sembra che abbia sempre le idee molto chiare sia una persona molto diretta che dice le cose come pensa e questo credo che sia un grande vantaggio ed è una persona che mi sembra un gran perfezionista, non è mai soddisfatto comunque appieno, c'è sempre da trovare un qualcosa che si potrebbe fare meglio. Chiaro dopo la partita di domenica credo che trovare de dei punti che non hanno funzionato nella squadra credo sia molto difficile perché, ripeto, giocare una partita senza l'uomo cardine di questo momento, senza Tyler Kane, credo che sia stata una grande prova di squadra, una grande prova di collettivo. E quindi direi che proprio il discorso della tigna, che a questo punto sarà un termine conosciuto un po' di più anche in Italia, perché esatto, credo che comunque le esatto, sì, interviste sì, sì. di Repesa vengano seguite anche da, da altre parti, ecco, credo che abbia veramente eh, una volta ancora eh, centrato bene no, il concetto della partita domenica. Grande grinta, grande cuore e credo che qui abbiamo proprio uno degli esponenti maggiori, perché Matteo è un giocatore che credo, non si possa non amare da subito per l'impegno, la forza, la, la caparbietà che mette in campo perché ripeto, al di là dei punti, delle statistiche, fa delle cose, certo. quel lavoro sporco, magari poco visibile agli occhi del, del, così, de, 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 dello spettacolo, così però, fa delle cose secondo me di un'utilità favolosa. Alfredo, quindi diceva credo... Peppe Ponzoni: Ehi. Sì, <ride> indubbiamente volevo fare il lavoro pensando, sporco. No? lavoro sporco. <ride> pensavo alla Tigna, la Tigna eh. nasce questo termine. Eh, perché i giocatori pesaresi più o meno tutti come me piccolini, eh certo. e per giocare a palacanestro da piccoli deve <ride> avere una gran tigna, sì. e se a parte Terenza e Maggioli, voglio dire, ci sono stati esempi di grandi giocatori, forti, alti fis fisicamente. Quindi la tigna nasce esatto. sostanzialmente per quel motivo. Senti, Alfredo, repesa, insistiamo, una volubilità immensa perché. Dopo l'annuncio della positività di Kane, in 36 ore ha messo su nuovi schemi e li abbiamo potuti anche osservare durante la partita. Eh io, Matteo beh, fa sì con la testa, quindi no, conferma. È, veramente... ah, è una cosa meravigliosa, ho visto anche qualche allenamento, pochi, un paio. Ma le partite, io come allenatori di quel genere lì ho avuto i Pasini, i Cardaioli, adesso molti non li conoscono, ma veramente che danno tutto, mi sembra che giocano mentre allenano e hanno una carica emotiva che si vede che sta trascinando tutti i suoi giocatori e in 36 ore ha preparato, hanno fatto delle cose Matteo, Filippovici incredibili su, su scola e devo dire che onestamente mi sono fortemente emozionato a vedere Scola dal vivo, perché comunque è una roba. È un Dio, campione cioè, onino, a 40, anni, sì, a sì, 40 sì. anni, lotta come un ragazzo di 20, cioè, è una roba, anche Carlos Delfino. Cioè, veramente è stata una partita Ma emozionantissima. Delfino ha fatto quel course to course, che poi ho sentito è stata l'azione top, della top 10 la migliore. Sì. Cioè, ha fatto una roba che io ripeto: rubare palla, partire dal canestro nostro, arrivare di là. E chiudere con una schiacciata. Una gran sorpresa, anni. Carlos. Sicuramente. Adesso siamo ad un tris di vittorie Matteo, un tris che mancava dai tempi delle guerre puniche. Mm -hmm. Mi sembra, io Penso so, sia, mi sembra sia trovare sì, qualche storico no, 2011-2012, ecco. l'ultima semifinale scudetto. No? Che e, facciamo, sì. Comunque Brindisi è arrivata a sei di fila, eh, tanto di cappello agli amici pugliesi. Matteo, ce la facciamo a far poker sabato sera sicuramente <ride> vogliamo continuare questa striscia positiva. Non essere diplomatico, eh. di quello che <ride> speri. <ride> no, ovviamente andare a giocare a Bologna senza gain è, è sicuramente difficile, sì. sarà difficile, ma andiamo lì. Sicuramente mi in difficoltà e cercare di vincere la partita. Eh, adesso vedremo come prepararla questa partita perché Vitus Bologna sotto essere veramente veramente grossa, una stanza veramente sì. importante. Eh, però visto che siamo più piccoli abbiamo cercato di prendere ancora più aggressivi e andare più veloci degli altri fondamentalmente è quello lì di Alessandro, differenza. ci credi al poker? ma guarda, io penso che la pallacanestro abbia proprio come caratteristica quella che non puoi mai dire che tutto è scritto prima de dell'incontro poi in un momento come questo credo che si siano avvicinati molto i livelli no? perché c'è tutta una serie di, di cose che stanno succedendo che avvicinano un po' i livelli delle varie squadre Bologna comunque ha perso tre partite che nessuno si aspettava, poi magari sicuramente sarà una squadra che arriverà, farà grandi cose e via discorrendo, però noi dobbiamo viaggiare con il nostro ritmo, con le nostre qualità, con le nostre caratteristiche, ce la giochiamo, poi vediamo quello che succede alla fine dell'incontro. Alfredo, l'altra sponda di Bologna piange lacrime amare, te l'aspettavi un inizio no, così difficile? Sinceramente, fastidio? no. Nella Fortitudo, ultima in classifica con un allenatore che è il CT della nazionale e, la, e, e Bologna che ha perso tre partite in casa, con eh, mio amico Sasha, perché quando Sasha giocava a Pesaro ero il team manager eh, insieme a Lucia Zanca, insomma, erano quegli anni lì, quindi l'ho vissuto proprio con un rapporto personale molto, molto stretto, ovviamente mi dispiace per lui. Bene per noi, anche se indubbiamente un po' come quando Trento è venuto a giocare qua in casa nostra e veniva da, da tutte le partite perse, il fatto che abbiamo perso anche domenica insomma, per noi non, non è che depone a nostro favore, nel senso che sono veramente in crisi, con un budget enorme, hanno speso tanto e quindi sarà una partita complicata, complicata. tanto tanto complicata, anche proprio perché vengono da delle, da delle sconfitte in casa pesanti. Flash, notizia dell'ultima ora, si riparla di blocco delle retrocessioni. Veramente telegrafico, Matteo, che ne pensi? Penso che ci può stare, però forse se lo dicevamo prima era meglio perché magari potremmo far giocare più italiani, magari in Serie A era un certo. po' più tranquilla la situazione. Ecco. Certo. Però potrebbe essere una scelta che ci sta. Siete d'accordo anche voi, ragazzi? Quest'anno penso che di cambiamenti in corso d'opera ne vedremo tanti. Quindi anche questa potrebbe essere una, una, una possibilità che si va a concretizzare. Alfredo? Sì, perché comunque è veramente un campionato strano in questo momento: cioè Cantù ha già saltato tre partite, tre partite e domenica sì. non gioca perché Milano sono tutti positivi. Quindi penso che sia giusto, e, e come diceva Ale, penso che di novità purtroppo ce ne saranno anche altre nei prossimi mesi. Del resto, la novità l'abbiamo vista anche noi. Noi cioè non avremmo mai dovuto fare il campionato di Serie A esatto, anno, se esatto, le cose esatto. fossero andate come logiche, quindi anche lì si è creato un qualcosa che non era pronosticabile no? sì. fino a, a qualche tempo prima. e Quindi vediamo come vanno avanti le cose. L'importante è che noi andiamo avanti per la nostra strada, con la nostra convinzione, con la nostra team. Ecco, L'importante è andare avanti, andiamo avanti anche noi, ma ci prendiamo un attimo di pausa per la pubblicità. Nella nostra rassegna delle vecchie glorie del basket pesarese che hanno fatto la storia della VL dopo il ricordo di Joe Pace, l'intervista in diretta con Kendall, Stato di New York, con Roosevelt Bui, oggi abbiamo un'altra grande eh, sorpresa. Siamo in collegamento con Treviso, dove ci sta onorando della sua presenza. Niente poco di meno che Andrea Gracis gli tributerei un applauso e un ringraziamento per aver accettato la nostra proposta Andrea grazie a voi ciao a, ciao tutti, a tutti e grazie tutti per l'invito io per il pubblico dei più giovani ci tengo questo tra l'altro anche Matteo Tambone, Tambone rientra in questo pubblico ricordo il palmarès di Andrea Gracis tre scudetti di cui due a Pesaro e tre Coppa Italia una Final Four di Eurolega e tre finali scudetto, quindi nelle prime puntate tra l'altro Andrea abbiamo avuto in ospiti qui in studio due tuoi amiconi, Ario e Walter, e non chiudiamo qui il cerchio con quella grandissima Scavolini, ehm, perché ci saranno altre sorprese, ma non potevamo esimerci oggi da calare sul banco il terzo asso del trio di italiani che in quelle stagioni hanno deliziato il pubblico marchigiano, giusto Andrea? Ma Non, Ma so, non so se. So se no. No. Beh, Beh, penso visto... che con Ario e Walter abbiamo fatto, siamo stati i protagonisti eh, fortunati di una, di una bella storia pesarese. E ovviamente ho giocato 11 anni a Pesaro, quindi non lo ripeterò, continuerò a ripeterlo. Per me è stata un'esperienza. Decisiva nella mia vita come, come persona e come atleta, quindi ho dei ricordi bellissimi eh, che tengo nel cuore. Senti, a, a gennaio hai compiuto 60 anni adesso voi direte, ma questo ha 60 anni. Ma qual è il tuo segreto per rimanere un Dorian Gray del genere? Ma non credo ci siano segreti. Nel senso, c'è un, una qualcosa di congenito e devo ringraziare i miei genitori probabilmente no sicuramente giocando quando sono stato un atleta ho avuto molta cura eh, del mio corpo della, eh, sapevo che avevo un periodo limitato per poter esprimermi e quindi sicuramente ho seguito eh, le indicazioni di chi mi era vicino eh, ho, ho cercato di mantenere un regime di, di eh, Così un'educazione sia alimentare che, che eh, così eh, atletica, fisico-atletica, che mi ha, mi ha aiutato a, probabilmente a vivere un pochettino di rendita. Poi mi piace sempre muovermi, fare sport, quindi quello è rimasto dentro e forse questo aiuta. Matteo ti auguri di arrivare a 60 anni in questa sì, forma? <ride> Alfredo, ti ha sorpreso? Eh, allora, allora, è proprio <ride> è congenito giocare a pallacanestro o far rimanere giovani. <ride> esatto. Eh, Andrea ehm, al volo ripercorriamo brevemente la tua carriera, avevi iniziato con il calcio poi i tuoi genitori hanno detto no, prende troppo freddo e quindi lo mettiamo dentro un eh, palasport e dovrai sicuramente per questa scelta alla fine Treviso, Venezia nel 1983 arriva eh, a Pesaro, non del tutto contento, qualche mese fa ci hai regalato due chicche che io ti prego di regalarle anche ai telespettatori di Rossini TV, che sono quando approdasti a Pesaro di Malavoglia, e lascio a te il racconto di queste due perle perché sono veramente divertenti. Beh, allora, diciamo, no, ero arrivato a Pesaro effettivamente di Malavoglia perché mi avevano eh, venduto, tra virgolette. A quel tempo c'era ancora, ancora il cartellino, quindi insieme a, a Luca Silvestrin siamo stati venduti da Venezia a Pesaro. chiaro che questa cosa non può a far molto piacere per quanto fosse blasonata la, la squadra eh, di Pesaro e quindi sono arrivato a Pesaro un po' di malavoglia e mi ricordo che era all'hotel Vittoria, avevo parcheggiato la mia macchina e di notte mi hanno rubato non la macchina ma la, la radio, l'autoradio una volta si usava ancora a rubare l'autoradio quello è stato sì, un io, episodio tra altro, Andrea mi ricordo ma molti di voi vi ricordavate che andavamo al caos e allora, sì, con, con gli amici maggiorenni, Andrea, tutti so, estravamo so, l'autoradio, so, ce la portavamo in discoteca. E lui non lo sapeva che a peso funzionava così. Scusami, Scusami vai avanti. Il solito sotto il sedile, ma <ride> è servito, a ben, poco, è servito a ben poco. No, l'altro episodio in realtà, più che Palazzetti, io sono andato da Scavolini. Eh, Scavolini sì. Da Scavolini chiedendogli di, di andare via perché non, non, non riuscivo, non mi trovavo... E lui ha fatto la cosa di cui gli sarò grato per sempre, che è quella di dirmi: No, Andrea, tu sei parte della squadra, vedrai, devi solo tenere duro all'inizio, e quindi noi ti vogliamo con noi, crediamo in te. E quindi è stata la decisione che ho subito, ma è stata una delle insomma mie più fortunate decisioni ad, ad, che, ho, che ho subito, tra virgolette. Si racconta anche la leggenda metropolitana che prima di andare da Walter Scavolini, Andrea avesse avuto un incontro con Vito Amato e Vito lo ha ricattato: in pratica, gli ha detto, Andrea, o resti qui o vai a pulire il giardino di casa Scavolini. Ma questo è vero. La notte in cui io, eh, nella decisione eh, io avevo detto che non, non, non volevo restare, non volevo giocare a Pesaro. Lui mi ha detto, o giochi a Pesaro o non giochi da nessuna parte. E quindi diciamo che gli inizi non sono stati dei migliori. Poi, ripeto, stando 11 anni a Pesaro eh, ho dimostrato come, come si può cambiare idea e come si, ci si può innamorare di una città e di un, di un pubblico come quello di Pesaro. Alfredo, ehm, Andrea ti elenco gli allenatori che ha avuto il piacere e la fortuna di, eh, di avere. Desisti, sacco. Bianchini, Bucci, Scansi, Asanicolic, Gamba, Sales, ne avrò dimenticati tanti. Mike D'Antoni e per forza è diventato così forte. No, no. <ride> Indubbiamente ha avuto dei grandi allenatori. Ma Andrea era veramente un giocatore stupendo, già forte di suo, con delle qualità atletiche e tecniche notevolissime. E poi con il gruppo degli altri italiani ha formato. Proprio una squadra coesa sia fuori che dentro il campo, giocavano a memoria, una meraviglia. Io, quegli anni, eh, ovviamente, non era peso perché anch'io giocavo a basket eh, fuori peso, ma li seguivo veramente con un'ammirazione incredibile. Andrea, tu nelle tue interviste citi sempre il profeta Bianchini, no? lo chiamavano così, giusto? Sì, beh, eh, no, il filosofo, scusate, perdonatemi, il filosofo, il filosofo, il filosofo Bianchini, stato, sì. Lo cito perché è stato importantissimo Va. nella mia crescita, eh, è stato decisivo eh, l'anno dello scudetto, eh, poi l'hai dimenticato Scariolo. Scariolo, eh, scusa, chiedo scusa. No, no, eh, perché soprattutto perché è, un gran, è, stato, è stato ed è un grandissimo allenatore. Quindi ci tenevo a ricordarlo, perché con lui ho fatto il mio miglior campionato con il secondo scudetto vinto. Eh, quindi sono tutti gli allenatori. Poi, eh, quelli che hai citato, appunto, eh, Bucci, eh, lo stesso De Sisti che il primo anno, anche Asa Nicolic, anche nelle difficoltà che ho avuto con lui, e poi per parlare di Dantoni. Eh, quindi Tantissimi che hanno segnato positivamente la mia carriera. Ecco, prima di passare ad Antoni, perché anche lì ci dovrai raccontare l'episodio dell'ascensore, Andrea, in, to, faccia, riavvolgiamo un attimo il nastro e torniamo al primo scudetto, Alessandro. Primo scudetto qui per focalizzare l'attenzione su Bianchini. Vi ricordavate che Ballard si infortunò? E, e Aza Petrovic venne sostituito e tagliato improvvisamente per un, uno sconosciuto, giusto Andrea? Un americano sconosciuto di cui nessuno aveva sentito parlare, ma era Darwin Cook. Adesso ti chiedo, Andrea, come fece a pescare un jolly del genere, tra l'altro sostituendolo dopo la partita in cui Petrovic segnò 45 punti e venne tagliato? Come fece Bianchini a, cosa aveva? Una sfera di cristallo? Cosa aveva? Ma sarebbe ovviamente, la domanda sarebbe da rivolgere a lui. Quello eh, che abbiamo capito. Mh, eh, da quel, in, con quella sostituzione è che Bianchini cercava un giocatore che aiutasse eh, la squadra a crescere, eh, che quindi non giocasse solo per sé, ma aiutasse tutto il gruppo a crescere. Eh, ehm, non Nikolic, Petrovic era un grandissimo giocatore, abbastanza individualista, nel senso che come tutti i realizzatori aveva in mente quello e lo faceva benissimo, cioè realizzare, segnare, eh, mentre per la crisi della squadra probabilmente Bianchin ha detto eh, che aveva bisogno di un altro tipo di giocatore. Eh, si è visto perché come squadra siamo cresciuti moltissimo. Io, in particolare, Walter, Ario, tutti abbiamo tratto giovamento dall'arrivo di, prima di Darwin e poi di Darren Day. Quindi, la cosa importante veramente nella scelta di un giocatore è capire qu quanto sia bravo a far rendere i compagni, ecco, più che individualmente, quanto riesca a far crescere la squadra. E in questo Bianchini ce l'ha visto lungo ci ha, ha visto lungo anche poi con la scelta di Darren Day, ma è inutile che torniamo su una storia che conoscono tutti, ma che comunque riprenderemo nelle prossime puntate, speriamo di avere anche Darren Day ospite in eh, collegamento. E, Andrea, prima di chiudere, raccontaci di quell'estate, di quel raduno con la nazionale in cui finalmente in questo scontro tra pistoleri tu e Dantoni... Faceste pace, fumaste il calumet di, uh, dopo il fattaccio della monetina. Sì, era l'estate dell'89 e um, era appena terminata la stagione appunto 88-89 quando non siamo stati eliminati in semifinale da Milano complice anche quella fantomatica monetina che avrebbe colpito o che ha colpito Meneghin. Eh, in quell'estate lì c'erano i campionati europei e mike d'antoni per la prima volta insomma vestiva anche la maglia azzurra e arriviamo al raduno della nazionale diciamo per ultimi quasi ci incrociamo insomma nella hall e fatalità eh, eh, gli altri si erano già accoppiati in camera eh, e quindi finiamo in camera assieme eh. Quindi andando con le nostre valigie in ascensore, lui stesso Mike dice, Andrea, qui bisogna che chiariamo subito, cominciamo, che cominciamo col piede giusto e quindi cerchiamo di chiarire eh, quello che è successo. E lui mi, mi, dice una, mi disse una frase, mi disse, Andrea, tu ed io ci saremmo comportati in modo diverso. Quindi quello, ho detto Mike, ok, per me è chiuso, ho capito, eh, chiaramente lui non era responsabile, eh, lo è stato Meneghin. Però questa spiegazione chiaramente per me è stata sufficiente per, diciamo, per, per cominciare il raduno con un altro spirito, perché effettivamente era una cosa da chiarire. Meneghin tra l'altro non era più nel giro della nazionale. No, 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 a quell'epoca no. <ride> non so se lo avrebbe detto, che lo prendeva poi fuori, chissà quante gliene diceva. Andrea, ti ringraziamo di queste tue testimonianze, del sempre tuo immutato affetto nei nostri confronti. Ti lascio il saluto a tutte le tifose, innanzitutto i tifosi della VL che ti ricordano con immutato e immancabile affetto. Ringrazio tutti, ringrazio, ricambio l'affetto. Faccio un in bocca al lupo alla Carpegna. Uh, non scavolini ma peso, perché sto giocando molto bene e quindi faccio di cuore l'in bocca al lupo grazie Andrea, buona serata e a voi, arrivederci ciao Andrea, ciao. benissimo siamo arrivati anche oggi al termine delle trasmissioni, spero che vi siate divertiti in questi siparietti non sempre un po' semiseri, dai, sì, diciamo sì. così Ricordiamo ancora una volta, prego la regia di mandare in sovraimpressione il numero di Whatsapp per inviarci i vostri messaggi 346 367 3780. Diamo appuntamento a eh, giovedì prossimo 19 novembre. Sempre alla stessa ora, sempre sullo stesso canale, attenzione, passano in sovraimpressione anche tutte le repliche di Insieme a Canestro. Lo potrete rivedere sempre questa sera, fra poco alle 22:30. Poi venerdì domani 11:40, 15:20 sabato 16 15 e 22 e domenica alle 10 e alle 15 ed ovviamente anche sulla nostra pagina Facebook e su internet, ricordando a tutti coloro che ci stanno vedendo, ma lo ricordo anche a Matteo, Alfredo e Alessandro, di fare clic 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 sulle pagine Facebook e sul profilo Instagram di eh, Rossini TV. Buona serata a tutti e ci vediamo giovedì prossimo.